Ciao ragazze, in questa modalità super natalizia oggi vi parlerò dei miei top make-up 2018. Come ogni anno, mi piace farlo sempre prima di Natale e come ogni anno questi video racchiudono per me i top dei top, quindi non sono tutti i prodotti di cui vi ho parlato nei promossi, ma sono quelli che proprio mi sono piaciuti di più in assoluto, quelli che comunque comprerei o ricomprerei all'infinito, insomma. Quindi mettetevi comode ed iniziamo subito. Iniziamo dalla categoria viso e per quanto riguarda i fondotinta, rimaniamo al 2019 perché in questo anno non ve ne ho parlato molto e ne ho tre che sto ancora testando. Uno mi sta piacendo molto, ma appunto ho pensato di rimandarlo al 2019. Per quanto riguarda invece i correttori, ce n'è uno che mi è piaciuto tantissimo ed è tra l'altro anche low cost. Ve ne ho parlato proprio in questo video la scorsa settimana. Se ve lo siete perso, vi lascio quel video. Perché ovviamente in questo video non riparlerò di quelli di cui vi ho già parlato giovedì, perché altrimenti insomma sarebbe una ripetizione. Per quanto riguarda invece le cipre, quest'anno ce ne sono due che mi sono piaciute tantissimo. Una per quanto riguarda il correttore, quindi per fissare il correttore, la Brightening Up di Essence, quindi la Banana Powder, che è veramente ottima. Si sta facendo il solchettino, non so se si vede, mi piace perché è impalpabile, finissima, fissa il correttore perfettamente. Vabbè, lo saprete sicuramente perché comunque in tantissime ve ne hanno parlato e insomma per me è veramente ottima, soprattutto per fissare il correttore. E nonostante sia comunque giallina, non è eccessivamente gialla, ma comunque illumina lo sguardo. Mentre per fissare il viso, a me è piaciuta tantissimo questa qua di Nabla, che è la Baking and Setting Powder della linea Close Up Translucent. Questa è una cipria in polvere che leviga tantissimo il viso, ma soprattutto opacizza davvero molto il viso. Ecco perché non mi piace tantissimo per fissare il correttore, perché comunque la trovo molto opacizzante, quindi potrebbe seccare il correttore. Invece per quanto riguarda il viso, soprattutto se avete una pelle mista e grassa, è perfetta, insomma. Mi piace tantissimo, l'amo per questo scopo, ma come vi ho sempre detto, se avete una pelle secca, lasciate perdere, non ve la consiglio tantissimo. Invece se avete una pelle mista e grassa, è perfetta. Tra l'altro, l'inci non è neanche male di questa cipria. Per quanto riguarda bronzer e terra, ho amato follemente il Butter Bronzer di Physicians Formula. Questo che ho io è nella tonalità Light Bronze. Mi piace tantissimo, veramente tanto. Ultimamente lo sto un attimo accantonando per provare altri prodotti, eccetera, però questo rimane sempre il mio preferito in assoluto. Ha un profumo buonissimo di cocco, di monoi, che fa tantissimo estate, ma soprattutto dura tutto il giorno, si fonde bene con la pelle, si sfuma benissimo, insomma, favoloso. E soprattutto non è neanche carissimo, io l'ho comprato sul sito Maui Beauty a, mi pare, 12-13 euro. Di blush quest'anno devo dire che ve ne ho fatti vedere pochissimi, ne ho comprati pochissimi. Boh, mi sono forse più concentrata su palette ombretti quest'anno e su rossetti. Però questo qua di Estée Lauder che mi era stato inviato, devo dire mi è piaciuto tantissimo e lo metto assolutamente nei top. È del Pure Color Envy 220 Pink Kiss. È un bel colore rosato, dura tutto il giorno, si sfuma benissimo. L'ho trovato veramente ottimo. Peccato che costi un pochino troppo, però appunto è il brand Estée Lauder, non è assolutamente economico, però devo dire che ve lo consiglio tantissimo. Passiamo ora agli illuminanti. In questo 2018 ce ne sono stati tre che mi sono piaciuti tantissimo, soprattutto uno. Per me questo è l'illuminante, purtroppo è un'edizione limitata, io spero che lo rimetteranno in permanente, e anche perché sono sicura, io non ho ancora visto video sui top make-up, ma sono sicura che sarà nei top make-up di tantissime ragazze. Sto parlando di Wave di Nabla, che è l'illuminante della collezione dei nude di quest'estate. Spero lo metteranno in permanente o comunque spero lo riproporranno in qualche altra collezione, proprio questa texture, questo colore, perché è veramente, vi giuro, stupendo. Questo qui è il colore, lo indosso anche oggi. A parte che il colore è perfetto, soprattutto per me, ma poi la texture è finissima, impalpabile, dà luce, ma
È la giusta lucentezza, non so come spiegarvi, ed è veramente stupendo. Non ci sono parole per questo illuminante, è proprio l'illuminante quello che mi piace di più in assoluto. Con questo illuminante ci ho lasciato il cuore e quindi io spero lo riproporranno. Però ci sono stati anche altri due illuminanti che mi sono piaciuti tanto. Uno è di Mesauda, questo l'avevo comprato al Cosmoprof, è il Rose Gold 102. Questo, a differenza dell'altro di Nabla, è un illuminante cotto, quindi abbiamo un'altra texture. Ed è questo qui, anche questo davvero molto molto bello, soprattutto sugli zigomi dà una bella luce senza essere troppo forte, troppo palla da discoteca, è davvero molto bello. L'altro illuminante invece è Jouer nella colorazione Rose Quartz, anche questo è veramente stupendo. Anche di questo la texture è impalpabile, finissima, sembra quasi cremoso, è sottilissima la texture, ancora più di quello di Nabla e davvero meraviglioso. Jouer si trova sul sito Makoi Beauty. Questo è Rose Quartz, quindi è quello luminoso rosato, ma poi ce ne sono anche di altri colori. Passiamo invece agli occhi. Per quanto riguarda il primer occhi, ne ho due, uno nel video top makeup low cost e l'altro è questo qua di Smashbox 24 ore. Lo avete visto in tutti i miei Mi Preparo Con Voi, mi piace perché è una pasta molto morbida, non risulta appiccicoso, fa durare l'ombretto il giorno e insomma è ottimo. Per quanto riguarda le palette, mettetevi comode perché ce ne sono un sacco. Devo dire che quest'anno mi sono proprio fiondata sulle palette. Non vi faccio vedere gli swatch di queste palette perché veramente altrimenti il video durerebbe troppo, però nell'info box vi metterò i video in cui vi ho fatto vedere gli swatch, magari le comparazioni. Ho fatto anche dei video specifici, quindi insomma, se vi interessa particolarmente vedere una palette, poi potete andare a vedere il video. Io direi di iniziare dalle due di Anastasia Beverly Hills che quest'anno mi sono piaciute tantissimo. Una è la Soft Glam. E devo dire che questa per me rimane in assoluto la palette più bella di Anastasia per quanto mi riguarda, non solo come colori ma anche come texture, risulta meno polverosa rispetto alle altre secondo me. Per quanto riguarda i colori è davvero molto molto bella. Questa qui è la Soft Glam, ha dei colori comunque sul rosato, ha dei colori marroni caldi, però non è eccessivamente calda. Insomma, mi piace da impazzire questa palette, trovo sia la più bella secondo me, soprattutto se vi piacciono i colori rosati e marroncini. Questa qua, diciamo, è l'amore per quanto mi riguarda. Tra l'altro, oggi indosso la Sultry, proprio l'ultima arrivata. L'altra che mi è piaciuta tantissimo è la Norvina, invece questa ve la consiglio se vi piacciono le colorazioni rosa violace, e anche questa qua è davvero meravigliosa, ci sono dei colori favolosi secondo me che risaltano tra l'altro benissimo sia col pennello sia con le dita, quindi non c'è bisogno di utilizzare pennelli particolari oppure usare con il Fix Plus tipo Rose Gold, Dazzling, Summer, su di me almeno rendono benissimo anche con un pennello normale. Queste due sono al momento le mie preferite di Anastasia. Tra l'altro nella Soft Glam c'è questo nero che è Noir, che è una meraviglia di nero, veramente è un nero, è il nero più bello che io abbia mai visto, più intenso, più nero. Ad esempio nella Sultry c'è un altro nero, ma non è così bello, intenso. Quindi insomma, se siete un pochino indecise su quale palette di Anastasia prendere, io vi consiglio una delle due. Come non promuovere la First Love di Clio? Questa palette è veramente stupenda, mi piace tantissimo. Con questa palette tra l'altro si possono fare trucchi naturali, da giorno, tranquilli, ma anche trucchi un pochino più intensi, utilizzando ad esempio anche Superstar, Gotham. Ecco, Gotham è stata veramente una bellissima scoperta perché questo grigio canna di fucile meraviglioso con una base verde che sta benissimo utilizzandolo appunto nella piega con tutti i colori e
Mi fa piacere che non abbiano messo comunque il solito nero, che sarebbe stato un po' troppo scontato e banale. Invece hanno messo appunto Gotham, che è un colore particolarissimo. Ho un leggero fallout utilizzando ad esempio champagnino, ma ad esempio ho un leggero fallout anche utilizzando bronze della Soft Glam di Anastasia Beverly Hills. Insomma, sono quei colori che ho con dei piccoli glitterini che fanno un leggero fallout, ma veramente nulla di che, è una cosa minima e trovo che soprattutto i matte di questa palette sono ottimi, burrosissimi, pigmentati, sfumabilissimi. È una palette adatta veramente a tutti, anche a chi è alle prime armi. Altra palette che voglio assolutamente promuovere è questa qua di Pupa, che è la Spicy Nude della Make Up Stories, quindi è questa palette sui toni naturali, ci sono all'interno dei rosati, dei marroncini, insomma davvero un'ottima palette. Non parliamo di queste tonalità che sono davvero una meraviglia. Sono al tatto, direi quasi cremosi, hanno una texture particolarissima. Qua vi devo fare assolutamente un paio di swatch di questi colori che sono la fine del mondo, davvero. E anche i matte sono ottimi. Io spero che si troveranno ancora queste palette perché io da Tigotà non le ho più viste, sinceramente. Finiamo con un'edizione limitata purtroppo, però devo assolutamente metterla nei top perché se riuscite ancora a trovarla dovete prenderla assolutamente. È la Gingerbread Spice di Too Faced. Ho tentennato tantissimo se prenderla o non prenderla perché comunque le colorazioni sì, mi piacevano, ma magari pensavo non mi stessero particolarmente bene perché erano un po' troppo calde. In realtà sì, è vero, le colorazioni sono calde, ma non eccessivamente e spero di riuscirvi a fare presto un mi preparo con voi con questa palette perché è veramente una meraviglia, a parte la profumazione, vabbè, di biscottino, il packaging sicuramente è molto carino e accattivante per il Natale. Ma proprio in sé i colori sono stupendi, soprattutto di quelli shimmer. Ho toddy, un duochrome, oro, rame, borgogna, veramente meraviglioso. Anche questo oro è stupendo. Ecco, unica cosa di questa palette che ho notato che questi metal shimmer risaltano molto di più con il dito, almeno per quanto riguarda sugli occhi. O comunque dovete utilizzare un pennello specifico di cui vi ho parlato sempre nel video top make-up low cost, quindi se ve lo siete perso dovete assolutamente andarlo a vedere. Sì, ho visto che con i pennelli normali sì, hanno un bel effetto, ma non risaltano così come quando appunto li applico con le dita o con quel pennello lì. E spero prestissimo di riuscirmi a fare mi preparo con voi, io spero il 27, insomma, prima di partire per Natale, spero di riuscire a registrarlo così appunto lo vedrete il 27. Per le palette abbiamo finito, ma per quanto riguarda gli ombretti in crema devo assolutamente promuovervi questi qua di Pixi, che sono i Liquid Fair Light, sono degli ombretti in crema con i glitter meravigliosi. Questo in particolare ho preso quello che avevo qua nella mia postazione, è il rose gold, però vi avevo fatto vedere anche tutte le altre colorazioni. Mi piacciono da morire perché sono in crema, luminosissimi, perfetti tra l'altro per questo periodo natalizio secondo me, e possono essere utilizzati da soli su tutta la palpebra mobile oppure, come spesso faccio io, con sotto un ombretto. Quindi, che ne so, magari applicate un ombretto, in questo caso rosa naturale, ecco, senza particolari pretese, e poi ci andate a picchiettare sopra questo qui, veramente cambia il trucco da così a così, è luminosissimo, ci sono questi glitter che tra l'altro durano tutto il giorno senza fare fallout. Se riuscite a trovare questo prodotto ve lo consiglio tantissimo. Per quanto riguarda la matita nera io promuovo assolutamente quella di Peterac, che io purtroppo non ho qui da farvi vedere perché è un mese che la sto cercando qua nella mia postazione, io non so più dove sia andata, spero salterà fuori. Perché è una matita nera fantastica, tra l'altro è anche bio, dura tutto il giorno senza problemi, è una matita bio nera che dura così tutto il giorno, io non l'avevo mai trovata, e poi soprattutto si strucca anche bene, quindi per me è davvero ottima, non costa neanche tantissimo, spero salterà fuori. Per il mascara mi è piaciuto tantissimo il Be Sexy Mascara di Paula P, lo sto utilizzando tanto ed è un mascara fatto in questo modo, quindi ha praticamente lo scovolino simile al Better Than Sex di Too Faced,
prende bene le ciglia, le volumizza, le incurva, le allunga, mi piace veramente tanto e mi è piaciuto tra l'altro dal primo utilizzo, cosa strana perché di solito a me i mascara dal primo utilizzo non mi piacciono tantissimo, invece questo qua mi è piaciuto fin da subito, l'ho trovato veramente ottimo. Mi è piaciuto tantissimo anche il primer mascara di Pixi che però io ho terminato ed è praticamente un primer per il mascara nero che però io utilizzavo tranquillamente anche come mascara, mi piaceva tantissimo l'effetto. Non appiccicava le ciglia, le incurvava, le volumizzava, le allungava abbastanza, insomma mi è piaciuto tantissimo sia come primer ma anche e soprattutto proprio come mascara. Se siete ancora vive, passiamo ai rossetti, anzi datemi un cenno nei commenti se a questo punto del video siete ancora vive. Comunque passiamo ai rossetti, proprio quelli in stick e poi vi parlerò anche di quelli liquidi. Tre di MAC quest'anno mi sono piaciuti da matti. Uno è quello che indosso che è il Russian Red, per me è il rosso in assoluto. Essendo un matte non è secchissimo, ma si estende anche abbastanza facilmente. Io oggi l'ho messo un po' anche di fretta, senza matita, quindi non so com'è. Però mi piace tantissimo perché è un rosso su base fredda, davvero stupendo. E poi vabbè sappiamo anche la qualità dei rossetti MAC che è meravigliosa, durano tantissimo e rispetto a Ruby Woo questo mi piace molto ma molto di più proprio perché non è secco nell'applicazione. Sempre di MAC però in questo caso sono due finish diversi, uno è Hot Tahiti che ve lo faccio vedere proprio molto velocemente perché non si trova più credo. Questo è un glaze, tra l'altro il mio primo glaze di MAC ed è un po' più sheer, ecco, come finish, però un rosso molto molto carino perché comunque è portabilissimo da tutti i giorni. Planful invece questo lo trovate ancora. Planful è più un rossetto secondo me primavera-estate, mi è piaciuto tantissimo infatti in quella stagione ed è un luster. Essendo un luster non è così sheer come altri luster che ho provato, anzi colora bene le labbra e soprattutto una volta andato via ve le proprio lascia colorate. Insomma, questi sono per me i top di quest'anno di MAC. Creamy Love di Clio, favolosi. Io li conoscevo già, però quest'anno ho provato Mio Amor e Mama Not, due colori fantastici davvero. Penso siano i miei preferiti proprio tra tutti i Creamy Love. Texture ottima perché è cremosa. Però si fissa e quindi una volta fissato poi rimane sulle labbra, cremosi, confortevoli soprattutto. Io li amo, questo è il mio amore. Io li vorrei tutti, sia i rossetti liquidi sia i rossetti classici perché per me hanno una qualità veramente eccezionale, però insomma non è che mi posso permettere di comprare tutto il negozio Clio. Questo invece è Mama Not, stupendo, ecco forse questo più adatto per la primavera ed estate e questo qua in tutte le stagioni. Ultimi rossetti però in questo caso hanno un inci naturale, sono quelli di Neve Cosmetics e sono i nuovi The CeraVe. Oltre ad essere bellissimi hanno veramente un'ottima qualità rispetto ai Creamy Love, sono ancora più cremosi proprio quando si stendono, ma hanno una durata davvero ottima perché anche questi dopo un po' si fissano. Ovviamente tutti questi rossetti non sono no transfer, non stiamo parlando di rossetti liquidi, però appunto una volta fissati rimangono lì sulle labbra, non vanno in giro. Questo è Raspberry Jelly e questo è Sakura Mochi. Rispetto ai Creamy Love, quando applico questi di Neve Cosmetics devo assolutamente bordarli prima con una matita perché con una matita riesco meglio poi insomma, a fare bene i bordi, ecco. Invece per quanto riguarda i rossetti di Clio riesco anche senza matita. Il gloss del 2018 per me è stato il Gloss Bomb di Fenty Beauty. Questo qua per me è l'amore. Veramente ho scoperto un gloss meraviglioso per quanto mi riguarda. Questo qua è nella prima colorazione, quindi quella universale, ma per Natale mi comprerò quell'altra nuova rosata Fassi o Fussi, perché io amo follemente questo gloss. Non è assolutamente appiccicoso, ma anzi rimpolpa le labbra, è morbido. La durata non è eccelsa, ok? Si tratta sempre di un gloss, ma è davvero molto bello, confortevole, non è appiccicoso, non va in giro soprattutto. È questo qui che è comunque trasparente, ma ha questa base, un po' come dire, ha questa base un po' pesca, diciamo così. Insomma, è l'amore, è veramente l'amore e io devo assolutamente comprare quello rosato. Il profumo poi, che ve lo dico a fare, caramelle Haribo, che sono le mie caramelle preferite, insomma, favoloso.
Matite labbra, assolutamente le Velvet Line di Nabla per me sono fantastiche, ne ho prese due qui a caso che mi piacciono tantissimo, una è Placebo che tra l'altro sono della ultima Holiday Collection e l'altra bellissima è Melrose che neanche a farlo apposta sono proprio i colori che mi piacciono di più della Holiday appunto. Placebo e Melrose. L'altra invece di Neve Cosmetics è quella che mi piace di più in assoluto tra tutti, è Cloud. E questa qui è Cloud, è quella che mi piace di più, sta bene con qualsiasi rossetto alla fine e quindi l'adoro. Passiamo ora ai rossetti liquidi. Primi fra tutti quelli di Clio, sono i miei preferiti in assoluto perché la texture è abbastanza cremosa, ma non troppo, non è troppo liquida, quindi quando si applicano comunque non vanno sui denti, sono elastici, non seccano particolarmente, mi piace tantissimo, insomma, quindi e sono anche duraturi. Io ne ho solo due, Move On Me e Nude Sunday. Si asciugano anche abbastanza in fretta, quindi non c'è bisogno di aspettare troppo e appunto non sono eccessivamente liquidi. Move On Me e Nude Sunday. Anche i Paint For Lip di Paola P mi piacciono tantissimo, ho preso quelli che mi piacciono di più, quindi San Francisco, questo, e Cherry. Questi, a differenza degli altri rossetti liquidi, sono proprio in mousse, sono super mussosi, ecco, non sono liquidi. Quindi si stendono abbastanza facilmente, hanno una buona durata, non seccano anche questi eccessivamente le labbra, quindi insomma li trovo davvero validi, Cherry che è il mio colore preferito in assoluto e San Francisco. Gli altri sono i Dreamy Matte Liquid Lipstick di Nabla. A differenza degli altri che vi ho fatto vedere, questi sono molto liquidi, quindi durante l'applicazione bisogna stare un pochino attenti perché vanno sui denti, almeno per quanto mi riguarda, però poi una volta che avete sistemato il tutto a me piacciono tantissimo. Sapete, i rossetti liquidi sono sempre un po' un terno al lotto, chiamiamoli così, perché variano tantissimo in base al pH delle labbra, insomma dipende da tanti fattori e insomma è sempre molto soggettivo. Io ho preso Noblesse Oblige, che quest'anno è quello che mi è piaciuto di più in assoluto, sia come colore ma anche come texture. Ed è questo qua, e quindi questo una volta poi asciugati, ci mettono un pochino per asciugarsi, però una volta asciugati rimangono sulle labbra, non seccano eccessivamente, non evidenziano troppo la secchezza delle labbra, sono elastici, mi piacciono tanto. E l'altro che ho preso è quello della nuova collezione natalizia, è Placebo, che è quello che mi piace di più e che trovo anche molto natalizio. Ed è questo qua. Finiamo con gli ultimi due accessori, mi piace tantissimo la spugna di Fenty Beauty, questa per me è stata un top di questo anno. Mi piace la forma fatta in questo modo, quindi riesco sia a mettere bene il fondotinta su tutto il viso, ma per questa forma fatta in questo modo riesco anche ad applicare il correttore. Molto morbida, quando si lava appunto si ingrandisce un pochino. Io la trovo più valida della Beauty Blender originale, si assorbe un pochino di più il prodotto, essendo così morbida, però insomma io l'ho trovata davvero ottima e mi piace. Pennello che hanno comunque riproposto anche nella collezione natalizia di Nabla, il pennello per l'illuminante, che secondo me è veramente l'amore, fatto in questo modo, a fiamma, piccolino, permette di applicare benissimo l'illuminante, però potete anche utilizzarlo ad esempio per il correttore. Bene ragazze, quindi siamo giunti al termine di questa carrellata del 2018, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo giovedì invece con i top 2018 viso, corpo e capelli. Io vi mando un grossissimo bacio, vi ringrazio tantissimo come al solito per essere state con me in questo 2018, però insomma avremo modo anche giovedì per farci gli auguri, ci terremo sicuramente anche aggiornati su Instagram. Un bacione gigante e alla prossima!